Benvenuti al primo appuntamento che percorreremo praticamente durante tutti queste settimane. Percorreremo una via abbastanza tortuosa, però abbastanza affascinante anche, e ci auguriamo che sia di vostro gradimento, una strada, una via che riguarda la psiche. Non a caso abbiamo deciso di comune accordo di chiamare questo programma Psiche e dintorni. Ovviamente a condurlo saremo noi, Giovanna Battaglia Francesca Martino, e buongiorno. ovviamente in studio con noi colui che ci illuminerà in questo percorso, il dottor Sandro Tolitano. Benvenuto. Grazie. Benvenuti, insomma, sarà una programmazione molto ricca, un viaggio nel mondo della psiche, quindi cercheremo di analizzare per quanto si possa analizzare, perché si sa che la psiche è illimitata, ha diverse sfumature e sfaccettature, e oggi parleremo di un'argomentazione molto importante, interessante, ossia dell'infanzia. Allora, ovviamente l'infanzia è vastissima, sappiamo che ci sono varie tappe da percorrere, ma noi iniziamo dagli albori, come si suol dire, iniziamo dall'infanzia fino alla preadolescenza, diciamo, quindi fino agli 11-12 anni. E voglio addentrarmi immediatamente in questo percorso tortuoso. Naturalmente sottolineiamo che faremo di tutto per semplificare l'argomento in modo che sia lineare e facilmente comprensibile a tutti, soprattutto alle mamme che ci stanno ascoltando e che ovviamente a volte si pongono domande abbastanza pesanti, tra Aggiungerei virgolette. anche papà. Anche papà, sì, come no, Anche certamente perché i genitori, i nonni, tutti i parenti in genere, perché si sa che i bambini non nascono col manuale di istruzione, quindi cerchiamo Perfetto. di capire. E quindi iniziamo immediatamente entrando nel clou del nostro appuntamento con i problemi che riguardano che possono avere i bambini. Praticamente i problemi del sonno che i bambini insomma, possono manifestare in tenera età. Quali sono a questo proposito e come Anche nello affrontarli? specifico dove dormono i bambini. Dove dormono i bambini? Sì. No, prima vorrei innanzitutto ecco, dire due cose come diciamo, fatto un po' preliminare di questi incontri che noi andremo a fare. È un viaggio che comincia con questo appuntamento, un viaggio, abbiamo detto, intorno alla psiche, ma il primo appuntamento non è scelto a caso, è scelto all'infanzia, proprio perché nella mia attività quotidiana ho sempre incontrato molti genitori che hanno o sensi di colpa o inadeguatezze rispetto a tutti i comportamenti educativi nei confronti dei bambini. Questo mi induce a pensare che questo possa essere un argomento interessante un po' per tutti. Ma intanto dico, cercheremo di renderlo appunto molto, come dire, concreto nei suoi aspetti. Ovviamente ci saranno delle parti teoriche, ma insomma cercheremo di rendere gli incontri, come dire, molto comprensibili e soprattutto molto spendibili sul piano pratico. Quindi Questo è. creare anche una sorta di vademecum per Sì. una guida, un Sì. alfabeto, ecco, per poterlo utilizzare nel Esattamente. viaggio che stiamo Perché si facendo. sa Sì. che insomma un po' tutti Cominceremo, ma è come si fa ce lo chiediamo, quando noi come si dice. vogliamo imparare la scrittura, cominciamo ad imparare Certo. l'alfabeto. E quindi credo che possa essere veramente ecco, l'inizio dell'alfabeto. E voi mi avete un po', come dire, tirato dentro quest'argomento citando subito il sonno dei bambini e quindi di conseguenza con tutto ciò che c'è attorno al sonno dei bambini. A proposito, vorremmo sapere innanzitutto se ci sono delle regole da rispettare riguardo l'introduzione da parte dei genitori, comunque come ci si deve comportare proprio per portare il bambino verso la fase di addormentamento, quindi Sì, ma cercare di intanto. evitare, sappiamo che è una specie di distacco, quindi come fare per farlo nel miglior modo possibile Certo, senza certo. traumi. Ma innanzitutto direi una cosa che è fondamentale. Diamo ai bambini ritmi regolari.
Io capisco che questo alcune volte per i genitori è sacrificante, però è molto importante che i bambini abbiano un sonno regolare, quindi i ritmi sonno-veglia devono essere regolari, in particolar modo proprio nei primi mesi di vita, ma anche successivamente, quindi è un elemento fondamentale. Come si può fare ritmo sonno-veglia regolare? Io devo dire, lo dico così, qualche volta non ridisco quando vedo, specialmente d'estate, bambini a mezzanotte, l'una, i passeggini, in situazioni dove c'è ad esempio musica altissima, eccetera. Io credo che sia una buona cosa, sia una sana cosa che i bambini abbiano ritmi regolari. Di creare un ambiente molto equilibrato, tranquillo. Sì. Poi come accompagnarli al sonno? Ora ovviamente i bambini piccoli hanno sempre bisogno di qualcuno che... no. Perché non dimentichiamo che il sonno per i bambini è un momento particolarissimo. A volte man mano che crescono si aggiungono delle ansie rispetto al sonno, rispetto al buio, eccetera. Allora noi dobbiamo accompagnarli, standogli vicino ovviamente, quando sì, sono piccoli. In maniera serena magari. Sì. Buona cosa è accompagnarli al sonno con una buona lettura. Questo, ad esempio, leggere a voce alta ai bambini, anche piccolissimi, anche di pochi mesi, è ad esempio una buonissima abitudine. Poi i bambini stessi creano le loro abitudini. Non dimentichiamo, insomma, l'orsacchiotto, come dire, è l'oggetto forse più famoso in questo senso, che noi chiamiamo tecnicamente oggetto transazionale. Per oggetto transazionale noi intendiamo l'oggetto su cui il bambino scarica. Anche il ciuccio, il semplice ciuccio, paure. Può essere... possono essere intesi come oggetti transazionali. O la famosa copertina di Linus. O la famosa... Ormai abbiamo dove un ricordo. Il bambino un po' scarica le proprie ansie, le proprie paure, i propri timori prima del sonno. E quindi questo aiuta ad indurre il sonno. Insomma. Quindi dobbiamo lasciare liberi i bambini praticamente di scegliere il proprio oggetto con cui loro si sentono sicuri proprio per affrontare il momento notturno. E quindi come evitare i famosi capricci da sì, volevo da prima volevo prima completare, perché Francesca aveva accennato a un problema, dice: ma i bambini dove devono dormire? Questo perché noto molto spesso che c'è un'abitudine che riteniamo non proprio sana, che è quella che i bambini vengono fatti dormire nel letto dei genitori. Ecco, cosa si nasconde? Può essere una tattica? Diciamo anche... che l'atteggiamento sano, un comportamento diciamo sano nei confronti del bambino è quello che il bambino deve andare il più presto possibile a dormire nel proprio letto e poi possibilmente nella propria stanza. Il bambino non dovrebbe mai andare a dormire nel letto dei genitori. Ma secondo lei è un problema del genitore, secondo me, più che del bambino? Cioè del genitore a volte non vuole distaccarsi. Beh, quando sono neonati è inevitabile che è un problema del genitore, il genitore che è in ansia perché ce l'ha nell'altra stanza o ce l'ha nel letto lontano dal proprio letto. Quindi diciamo inizialmente la storia comincia, diciamo, provocata dall'ansia dei genitori. Poi... successivamente la cosa diventa più complessa, tant'è vero che ci ritroviamo in situazioni a volte insomma abbastanza abnormi, con bambini di 8-10 anni ancora nel letto dei genitori. Ora capite bene pure che anche dal punto di vista fisico, fin quando sono neonati è un conto, fin quando hanno un anno o due anni è un conto, quando ne hanno 8 comincia ad essere. Quindi quando dovrebbe andare nel suo letto il bambino? Ma il bambino dovrebbe andare nel suo letto subito. Non quindi da neonato praticamente. Da neonato dovrebbe avere il suo letto, che sia la culla. In una primissima fase può essere la culla nella stanza dei genitori, ma deve andare via il più presto possibile. Cioè, su questo non... Anche perché si deve creare anche un certo rapporto tra mamma, papà e il bambino. Sì, non solo. Questo è dovuto al fatto che il bambino, man mano che cresce, deve comprendere che c'è la differenza tra la propria stanza e quella dei genitori. E questo è intanto è un elemento che aiuta poi il bambino via via nella crescita. Non dimentichiamo un particolare, che la nostra storia è fatta da una assoluta dipendenza da parte ovviamente del bambino e dei genitori per arrivare all'autonomia. Questo percorso comincia fin dall'inizio, quindi fin dall'inizio comincia un percorso che deve portare al distacco e alla
all'autonomia, insomma. Quindi noi li aiuteremmo così, diciamo, pian piano a distaccarci da noi, a essere sempre più autonomi anche in questo senso. Esattamente, sì. E cosa si può fare se magari, ecco, subentrano i famosi capricci, le famose urla, allora praticamente che poi si scarica inevitabilmente la tensione sul partner, quindi magari il papà vuole dormire perché l'indomani si deve alzare, e allora ci sono le varie scusanti, e poi praticamente inevitabilmente, per far tacere tutto, per essere più rilassati entrambi, si cede al fatto di portarlo nel lettone, così almeno dice dormiamo tranquilli tutti e tre, però il danno inevitabilmente si crea. Io devo dire che suggerisco molto spesso di fare un piccolo sacrificio per un breve periodo di tempo, perché in questa maniera poi il problema si risolve. Certo c'è un problema di sonno, a volte i bambini fanno resistenza a dormire da soli. Suggerisco qualche volta che siano i genitori o uno dei genitori ad andare nel lettino del figlio finché non si addormenti, ma voglio dire, bisogna fare un piccolo sacrificio. Capisco che possono esistere casi dove magari per qualche notte non si dorme o si dorme malissimo, però credo che io suggerisco sempre di farlo. Perché si tende sempre a scegliere la via più facile, però inevitabilmente la via più facile è quella di metterselo in mezzo dormire, ma certo, però poi ci sono, come le dicevamo prima, all'inizio può sembrare semplice. Poi col passare del tempo può anche creare anche una certa fragilità, un'insicurezza del carattere del bambino, perché rimanendo sempre a stretto contatto con la mamma, ma diciamo non è che voglio enfatizzare troppa dipendenza. Allora non è che voglio enfatizzare molto questo aspetto, nel senso del bambino in mezzo ai genitori, ma sicuramente nel momento in cui si instaura questa abitudine nel bambino e si protrae nel tempo, si creano problemi di varia natura, compreso anche il rapporto di coppia. Quindi si creano tutta una serie di problematiche non solo a carico del bambino, ma anche a carico dei genitori. Quindi noi suggeriamo che i bambini debbano dormire nel loro letto, nella loro stanza, perché poi diventa anche importante che il bambino riconosca un luogo, un suo spazio, no? Avere una propria intimità. E che comincia a riconoscere man mano che cresce un proprio spazio che è diverso dallo spazio dei genitori. Quindi distaccato da loro. Sì. E vorrei subito dire una cosa, una domanda che anche a me in quanto mamma mi viene spontanea: ma siamo noi che mettiamo cattive abitudini ai bambini o sono loro che se le prendono, tra virgolette, perché a volte si tende a dire no, è così, che devo fare, un bambino così, ma diciamo, sono scusanti. Oh. No, mettiamola sul piano che il bambino fa il suo mestiere. E quindi il bambino fa i suoi capricci, il bambino cerca di ottenere tutto quello che può ottenere, ma sicuramente in molti comportamenti dei bambini che non sono, diciamo, perfettamente adeguati a un sano sviluppo, sicuramente c'è una componente elevata dei genitori, cioè della responsabilità dei genitori, quindi del comportamento dei genitori. Su questo non c'è dubbio. Dove spesso proiettiamo ansie, paure e quant'altro. Quindi, certo. A volte giustificate sicuramente. Sicuramente c'è una cosa. Nel sottotitolo del programma, che è l'ABC della psicologia. No, era l'infanzia, e poi abbiamo detto il manuale per genitori quasi perfetti. Sì. Perché ecco, il messaggio che mi piacerebbe passasse è che i genitori possono essere quasi perfetti. Nel senso, senza sensi di colpa, senza inadeguatezze. Però credo che sia necessario, ecco, in questo senso penso che questo programma possa essere veramente utile, no? Occorre avere una serie di informazioni per affrontare tutte quei piccoli problemi, quelle piccole crisi che il bambino ha, in maniera, diciamo, positiva. Sì. Più conosciamo le fasi di sviluppo del bambino, più conosciamo come funziona un bambino, perché non dimentichiamo un particolare: un bambino non è un adulto piccolo, il bambino è una persona, quindi non è un adulto piccolo, no? Certo. E come mi viene in mente, come quando si dice il bambino sarà il cittadino del futuro, no, il bambino è il quindi bisogna adesso. Imparare a educare il bambino. Allora, sin dai più informazione giorni. Esattamente, più informazione abbiamo sulle fasi di sviluppo del bambino e su tutti quegli aspetti, quei passaggi che sono critici, quindi più i genitori sono informati, meno ansia hanno e quindi mettono in atto comportamenti educativi più efficaci. Quindi questo, diciamo, in questo senso questo programma, ma credo che si dovrebbe fare carico anche
i servizi sanitari dell'azienda sanitaria, cioè nel senso di fare formazione e informazione con i genitori. Io ho avuto esperienze nelle scuole elementari, ad esempio, e la cosa bellissima è che i genitori hanno chiesto più incontri, perché cominciavano a capire che molte informazioni erano importanti. Perché anche i genitori si trovano in difficoltà, sì, perché avere, insomma, creare... No, ma io molto spesso, sì, esatto, molto spesso mi sento dire non so che fare o come posso fare. No, ma questo ce lo chiediamo veramente da genitori, penso sia la domanda più frequente. Però anziché dire come fare, io anziché dire come fare e dare i consigli, che insomma, non è che credo che sia importante dare informazioni su vari piani, poi lo vedremo eventualmente, ma anche sul piano emotivo, perché poi non dimentichiamo che il rapporto con i bambini sono rapporti estremamente emotivi, quindi dobbiamo avere capacità emotive elevate. Quindi un autocontrollo importante per poi poterlo trasmettere, perché si perde la pazienza. Sì, ma questo fa parte delle dinamiche normali dei rapporti tra genitori e figli. Non è... Soprattutto nei primissimi mesi, che poi hanno il cosiddetto processo di imitazione, cioè che guardano, osservano, vogliono toccare tutto e poi ovviamente riproducono tutto ciò che vedono. E sicuramente il ruolo dei genitori è molto importante. Sicuramente una domanda che è fondamentale: perché i bambini fanno i capricci? Cosa si deve fare nel momento in cui il bambino incomincia a piangere? Qual è la soluzione più giusta? Ma, ecco. Sì, avevo fatto la battuta... prima dicendo che i bambini fanno il loro mestiere, cioè fare i capricci è il loro mestiere. Per capire questo passaggio, che è un passaggio estremamente importante, che avrà una ripercussione, quindi l'atteggiamento dei genitori nei confronti dei capricci dei bambini, dei figli, avrà una ripercussione in futuro, poi vedremo, molto molto importante. Però credo che bisogna, senza voler essere, come dire, complicato sul piano teorico, però bisogna dire alcune cose su questa fase di sviluppo del bambino, quando il bambino comincia a fare capricci. Ecco, da quando? Diamo un'età, una fascia d'età. Allora, la prima fase di vita è cosiddetta la fase del principio del piacere. Cioè il bambino in questa fase deve esaudire i propri bisogni nell'immediato, quindi non conosce la possibilità di attendere per soddisfare un proprio bisogno, quindi lui immediatamente... quando vuole una cosa, deve immediatamente averla. Quindi questa fase, che poi è anche detta fase dell'egocentrismo, dove il bambino non ha un altro punto di vista, cioè il mondo del bambino è il suo punto di vista. Se lui vede un giocattolo, vuole quel giocattolo, e no, non è che gli viene in mente che quel giocattolo è di un altro bambino. Per questo spesso anche all'asilo assistiamo a scene dove i bambini litigano per un giocattolo. Ecco, a proposito, una domanda, mi scusi, come mai i bambini hanno così difficoltà a condividere le cose? Perché veramente... No, in questa fase. In questa fase hanno difficoltà a condividere, proprio perché è una fase cosiddetta l'egocentrismo, una fase in cui il bambino ancora non si è affacciato nel suo orizzonte l'altro. Quindi ha quella voglia di conoscere, di scoprire, sì, di poi di rispetto anche a quello che diceva Franceschi, i bambini... In quel momento sono veramente delle grandi spugne. I bambini nei primi anni di vita assorbono qualunque cosa, ma assorbono immagini, assorbono suoni, assorbono odore, ma attenzione, assorbono anche emozioni. E qui scatta rapporto. Qui bisogna fare una sottolineatura, non dimentichiamo mai che un bambino di 3 mesi sembra non capire nulla, ma due genitori che litigano vicino a un bambino di 3 mesi... È deleterio, perché il bambino coglie questo... aspetto emotivo. Quindi i bambini sono come spugne, e infatti in questo senso ricorderei ai genitori che i genitori insegnano più con quello che fanno che con quello che dicono. In questo senso poi, specialmente quando i figli crescono un po', parliamo troppo. A volte bisogna parlare meno perché i bambini ci osservano. Quindi è molto importante appunto l'osservazione. L'ascolto. Non posso chiedere a un bambino di essere paziente se io sono impaziente. Certo, ovviamente io con l'esempio. Gli posso dire a un bambino che deve essere paziente, no? Devi attendere il paziente. Ma se lui vede me che non sono paziente,
Gli sto dando due comunicazioni, come dire, in conflitto, e quindi il bambino a quel punto è un po' confuso. Quindi bisogna avere un autocontrollo importante, nel senso, per poter dare un esempio positivo al bambino, perché poi magari si sa che durante nella coppia ci si confronta anche in maniera, voglio dire, non dico violenta, però insomma, c'è animosità. Però ricordiamo, voglio dire, sottolineiamo e ricordiamo che il bambino assorbe molto, comprende molto e soprattutto comprende molto l'atmosfera emotiva che gli è attorno. Questo sono tutti elementi che poi sono fondamentali per la costruzione della personalità anche d'adulto. Anche perché se assorbe troppa ansia, si può andare incontro anche a una certa iperattività del bambino. Ma poi ci chiediamo perché gli adulti, perché molti adulti hanno una struttura dell'ansia molto elevata. Spesso questo nasce, le radici di questo problema è proprio legato alla prima infanzia. La prima infanzia è fondamentale. Poi lo vedremo anche per altri aspetti, ma mi viene in mente quando Bruno Bettelheim, che è stato uno dei più grandi studiosi dell'età evolutiva, dell'infanzia, diceva: datemi 10 anni e io vi restituirò un uomo. Perché i primi anni di vita sono fondamentali per la personalità d'adulti. Noi per capire un adulto basta che studiamo i primi anni di vita, i primi 10 anni di vita. È proprio infanzia. Sì, l'infanzia ci dice molto sull'adulto. Questo è sicuramente poi nel nostro lavoro, ovviamente nella parte, diciamo, nel lavoro terapeutico. Allora, tornando al fatto dei capricci, io vorrei capire anche un'altra cosa, nel senso che magari sì, tende a dare la colpa un po' anche al contorno dell'ambito familiare, del nucleo strettamente tale, cioè ai vari nonni, ai vari zii, ai vari cugini, che magari si punta il dito dicendo: vabbè, io gli do delle regole, però loro quando vanno dalla nonna si sa che i nonni, insomma, tendono a viziare, tendono a essere molto più elastici. Si fanno dei danni in questo senso alle regole che poi mettono i genitori, oppure possiamo mettere dei paletti, insomma, anche ai parenti? Certo. Ma intanto direi una cosa che ci deve guidare in questo, diciamo, viaggio all'interno dell'infanzia, no? I bambini hanno bisogno di poche regole, ma chiare. Allora, questo è, lo ripeto ancora una volta, poche regole, ma chiare. Allora diventa fondamentale il fatto che i genitori non devono demandare l'attività educativa, cioè nel senso che l'attività educativa nei confronti dei figli, i titolari sono i genitori, noi i nonni, gli zii e tutto il resto, diciamo tutto il contorno parentale. Allora in questo senso bisogna che i genitori si facciano carico di questo e comunichino ai nonni, agli zii, eccetera, alcune regole che non vanno assolutamente, diciamo, su cui non si deroga. Certo, sì. Perché altrimenti il bambino riceve, voi immaginate un bambino che riceve due messaggi diversi. Entri dal genitore riceve... È destabilizzante. Il bambino, un'altra cosa di cui mi sentirei adesso di sottolineare è che un'operazione che diventa fondamentale, noi la chiamiamo l'interiorizzazione delle regole. Cioè, in questa fase il bambino, cioè alcune regole, sono dentro di sé. Questo diventa fondamentale. E per fare questo il bambino ha bisogno di messaggi chiari, regole chiare e unidirezionali. Se il bambino invece riceve, come dire, messaggi conflittuali, non riuscirà a sviluppare una propria personalità anche. Sì, entrerà in uno stato di confusione dove non capirà mai bene e soprattutto non porterà a compimento questa interiorizzazione delle regole. E avremo questi bambini che non sono gestibili, che non rispettano le regole, che poi oltretutto devo anche sottolineare che i danni poi si vedono quando vanno a scuola. Quindi, nel senso che quando arriva il momento della scuola dove devono rispettare un po' più di regole, devono, come dire, avere tempi di attenzione e concentrazione più lunghi, lì il problema si pone. Anche i problemi di apprendimento anche. Quindi una buona abitudine è che i genitori comunicano, diciamo, ai parenti stretti, quelli che hanno a che fare con i bambini, quali sono quelle regole che, diciamo, devono attenersi anche loro, cioè nel senso che devono trasmettere anche loro. Ecco, questo...
attenzione, sono cose estremamente importanti. Io mi ritrovo costantemente a confrontarmi con questi problemi quando vedo i bambini, io lo vedo quotidianamente, no? Questo problema è uno dei problemi forti, specialmente nella nostra cultura. Certo. Dove i nonni, a volte c'è anche un fatto, i nonni a volte sostengono i figli con i nipoti, nel senso che certo, sono utilissimi, sono una grande risorsa, si sa. Però su alcune cose non bisogna derogare, su questo. Si deve avere una certa serietà nella, altrimenti, nel altrimenti ci troviamo di fronte a bambini estremamente capricciosi. Estremamente. Mi è capitato un caso dove sto bambino faceva un'operazione molto semplice. Quando i genitori gli dicevano di no, scendeva giù dal nonno, dai nonni. Usciva di casa. Questo è molto comune, in effetti. E questo non mi pare. Non c'è bisogno, come dire, di molte teorie per capire che non è certo. Un comportamento. Cioè, quindi loro positivo. Sanno benissimo dove andare a bussare, tra virgolette, le proprie quello ciò che vogliono. Dicevano una volta, tempo fa, insomma, i nostri anziani, chi mi ricordo mia nonna diceva: chi ti vuole bene ti fa ridere, chi ti vuole male ti fa piangere. Nel senso, i no, tradotto alla spicciola, sono educativi, sono sempre educativi. I famosi no, quando si dice sempre di no, no, non va bene questo. Oppure c'è da fare una differenza? No, tra l'altro c'è un testo che magari potremmo anche poi fare un angolo bibliografico. C'è questo libro bellissimo che sono i no che aiutano a crescere, no? Poi viene sottolineato proprio il fatto, i no aiutano a crescere, non si può dire sempre sì a un bambino. Lo sottoperremo, e qui aggiungo un'altra cosa, sono altri elementi che aggiungo. Ai bambini dobbiamo anche insegnare la frustrazione. Cioè, i bambini devono anche apprendere che qualche volta quello che vogliono non possono averlo, e qualche volta devono attendere, perché poi molti capricci nascono da questo quando sono più grandi. Certo. Cioè dal fatto che i bambini non sono abituati alla frustrazione, perché se io a un bambino gli dico sempre sì, nel momento in cui gli dicono, il bambino reagisce in maniera. A volte ci sono bambini che a volte reagiscono in maniera anche aggressiva. Quindi i no servono e come? Sicuramente un bambino riuscirà ad avere una certa maturità. Perché se si dice sempre di sì, ovviamente si avrà un rapporto, come dire. No, gli stiamo, non lo stiamo preparando. Si chiede sempre, vengono sempre che chiedono, insomma, in continuazione, si sa che i bambini sono. Scusate, molto. Diciamo che non gli facciamo un favore, perché non lo stiamo preparando alla vita reale. Certo. Perché non dimentichiamo che i bambini all'inizio sono dentro casa. Poi dobbiamo immaginare, insomma, che i bambini poi vanno fuori casa, vanno ad incontrare il mondo reale. E lì, nel momento in cui e lì nel mondo reale non troveranno sempre sì. È il banco di prova. Allora, se noi non li prepariamo a questo, ebbene non gli facciamo certo un favore. Cioè, li mettiamo in una condizione dove poi troveranno grandi difficoltà. Questo è. Sicuramente questo è un punto molto importante, anche per sviluppare una propria personalità, un proprio carattere, anche di approccio con i suoi futuri compagni. Certo. Una scena è quella dell'asilo, nel momento in cui la mamma porta il proprio bambino all'asilo e incomincia a piangere, questo può essere un altro capriccio. E di questo ne parleremo immediatamente dopo una breve pausa, perché giustamente non vogliamo interrompere il nostro dottore, che ovviamente ci dirà darà maggiori informazioni subito dopo, tra poco.